seguirò, come avete ben visto prima, questo meraviglioso punto che si chiama Onde in Rilievo. È un punto di una facilità unica perché sono soltanto maglie alte e maglie basse. Cosa devo dire di questo punto? Si può fare sia con il cotone che con la lana. Io adesso ve lo faccio vedere come si realizza, con il cotone. Anzitutto bisogna dire che è un multiplo di 14 più 2, quindi 14 catenelle più 2. Io già mi sono portata avanti e ho già eseguito 28 catenelle più 2. Adesso andiamo subito alla realizzazione. Quindi andiamo a lavorare altre 3 catenelle. Filo sull'uncinetto, torniamo indietro di 4 catenelle. Apriamo la prima maglia alta. La seconda. E la terza. In tutto, essendo la prima lavorata da 3 catenelle, sono 4 maglie alte. Una catenella, saltiamo una catenella sottostante, nella prossima andiamo a lavorare 6 maglie basse. Una catenella di separazione, saltiamo una catenella sottostante, nella prossima catenella andiamo a lavorare 6 maglie alte. Dopo aver lavorato le 6 maglie alte, ripetiamo una catenella, saltiamo una catenella sottostante e lavoriamo 6 maglie alte, 6 maglie basse, scusate. Una catenella, saltiamo una catenella sottostante e Le andiamo a ultime lavorare 4 4 maglie alte. Io ho lavorato già 3. Sono all'ultima maglia alta, perché come iniziamo con 4 maglie alte, dobbiamo terminare con 4 maglie alte. Quindi lavoriamo una catenella, voltiamo il lavoro, lo giriamo così il lavoro perché dobbiamo lavorare le maglie in rilievo, cioè delle maglie basse in rilievo. Quindi andiamo, invece di entrare così come si entra di solito, come noi puntiamo l'uncinetto, entriamo così per lavorare una maglia bassa, entriamo nella catenella, girando il lavoro, vedete che la catenella si vede in questo modo, noi entriamo con l'uncinetto dentro la catenella, prendiamo questo lato qua, entriamo qua e lavoriamo la maglia bassa. E lavoriamo la maglia bassa in rilievo. Quindi andiamo a lavorare 4 maglie basse in rilievo, cioè in costa dietro, in poche parole. Una catenella, ci ritroviamo. Noi qua sotto abbiamo lavorato le maglie basse. Invece di lavorare le maglie basse, andiamo a lavorare in costa dietro, sempre prendendo la costina dietro, le maglie alte. Quindi andiamo a lavorare 6 maglie alte, la prima, entriamo qua nella seconda, lavoriamo la seconda maglia alta, terza, la quarta.
la quinta e la sesta. Dove abbiamo lavorato sotto le maglie alte, sopra andiamo a lavorare delle maglie basse in costa dietro. Qua dove abbiamo lavorato invece sempre nel primo giro le maglie basse, andiamo a lavorare nel secondo giro le maglie alte in costa, sempre dietro. Adesso una catenella. Siamo dove noi abbiamo lavorato le maglie alte nel primo giro. Andiamo a lavorare, quindi saltiamo questa catenella, in questa andiamo a lavorare 6 maglie basse in costa dietro. Lavorata la sesta maglia bassa, una catenella di separazione, saltiamo questa catenella che era la catenella sottostante, andiamo nella prima maglia bassa sottostante e lavoriamo una maglia alta in costa, maglie alte in costa dietro. Una catenella di separazione. Ci ritroviamo al termine del giro dove noi abbiamo lavorato le 4 maglie alte sottostanti, maglie basse in costa dietro. L'ultima prendiamo questa parte qua della catenella. Voltiamo il lavoro e sempre lavorando in costa dietro, la prima naturalmente è lavorata, le 3 catenelle corrispondono alla maglia alta. Noi qua abbiamo lavorato nel giro sottostante le maglie basse, quindi adesso dobbiamo lavorare le maglie alte in costa dietro. Essendo che siamo all'inizio del giro e sono 4, la prima è lavorata da 3 catenelle, andiamo nella seconda e lavoriamo la seconda maglia alta. Terza, e quarta, una catenella di separazione e si ripete lo stesso lavoro che noi abbiamo fatto sotto. Qua abbiamo lavorato le maglie alte in costa dietro, adesso andiamo a lavorare le maglie basse in costa dietro. Quindi prima maglia bassa, una catenella. Adesso filo sull'uncinetto, saltiamo la prima catenella e andiamo a lavorare dove abbiamo lavorato le maglie basse, andiamo a lavorare le maglie alte. Come vi ho detto prima, è un punto molto molto facile. Una catenella di separazione, saltiamo il primo punto, negli altri punti delle maglie alte sottostanti andiamo a lavorare le 6 maglie basse in costa dietro. Una catenella di separazione e adesso ci ritroviamo negli ultimi 4 punti che dove noi andiamo a lavorare 4 maglie alte in costa dietro. Sono nella seconda, la terza e l'ultima maglia alta. Una catenella, volto il lavoro e vado a lavorare il secondo giro. Quindi non è altro una ripetizione di secondo e terzo giro, secondo e terzo giro.
Guardate come viene. Adesso ve lo faccio vedere con un altro colore. Eccolo qua. Come viene il punto. È molto 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 bello, guardate. Questo è il punto lavorato, terminato. Guardate com'è bello. È di una semplicità unico, ma veramente veramente bello. Specie se uno deve fare una maglia con la lana invernale. A me piace tantissimo. Niente che dirvi, spero di essere stata chiara nell'esecuzione di questo punto. Se vi va, iscrivetevi nel mio canale, cliccate nella campanellina, perché no, mettete pure un messaggio. Con i punti di fantasia ci vediamo al prossimo tutorial. Arrivederci, a presto, ciao, un bacio grande.